sono la responsabile di plesso di Via Chieti, in una scuola composta da 125 alunni, 6 classi, e un plesso molto piccolo ma molto raccolto. Abbiamo molta collaborazione da parte dei nostri alunni, da parte dei genitori, sempre molto presenti in questa istituzione. Abbiamo vinto il secondo premio quest'anno, molto, molto soddisfatti, molto contenti della premiazione, e c'è stata molta collaborazione da parte dei nostri alunni. Anzi, c'è da dire che in pochissimo tempo sono stati veramente bravi a realizzare questo presepe nel mondo. Il premio che ci hanno dato consiste in un buono da 100 euro spendibile in una cartolibreria centrale a San Buceto. Io sono Simona, sono un consigliere e ho la delega alla pubblica istruzione. E questo signore, che non è Babbo Natale, è il vice sindaco Giorgio Di Clemente. Allora, noi siamo qui oggi perché voi avete partecipato ad un progetto bellissimo, che è quello dei presepi. Dei presepi del mondo. Bravissimi. Allora, è il secondo anno che noi portiamo avanti questo concorso. L'anno scorso sono state poche le classi che hanno partecipato, quest'anno sono state molte di più. Speriamo l'anno prossimo di avere la possibilità di ripresentarlo e che siano ancora di più le classi che parteciperanno. Un grazie particolare però noi dell'amministrazione lo dobbiamo alla dirigente scolastica che ha accolto il progetto che noi abbiamo presentato, quindi che ha presentato questa amministrazione. In particolar modo un grazie va alle vostre insegnanti, perché loro hanno dedicato del tempo, si sono impegnate, penso che ci sia voluta tanta pazienza anche perché insomma vista l'età dei ragazzi. E un grazie di cuore va a voi perché avete realizzato un vero e proprio capolavoro. Quindi non è facile, diciamo, lavorare con l'immaginazione e poi mettere concretamente realizzare poi in concreto quello che voi avete pensato, no? Quando voi fate un disegno non è sempre facile, no? Lo pensate in un modo, poi metterlo su carta rimane difficile. Figuriamoci poi creare un presepe, creare una struttura, creare un modello così come l'avete fatto voi. Siete stati bravissimi e noi oggi siamo qui per premiarvi. Adesso penso che un grazie ve lo dirà anche il vice sindaco, che ci teneva in particolar modo, va bene? Io vi do un bacio intanto. Grazie. Allora, chi è che ha detto che ero Babbo Natale? Giorgio! Giorgio! Giorgio, vabbè. Allora, accetto anche la battuta, anche perché il nostro ruolo è anche quello di essere simbolicamente Babbo Natale, cioè l'amministrazione è quello che in qualche modo cerca di darvi il possibile, così come voi avete dato questa volta con il vostro lavoro, perché è stato un bel lavoro, un lavoro che vi ha caricati di entusiasmo, di gioia, di voler fare, e avete fatto bene. Grazie a voi tutti, grazie alle insegnanti, come diceva anche prima la collega, perché il tutto viene fatto quando c'è unità, quando c'è voglia di fare e quando c'è voglia di dare. Il presepe ha un significato importante, penso che lo sapete, sì. Il presepe rappresenta la natività, rappresenta l'inizio della vita, così come voi oggi rappresentate il futuro. Perché noi siamo il presente, diciamo quasi passato, voi siete il futuro. Complimenti e continuate così. Grazie. Così come voi avete giustamente l'insegnante e il responsabile didattico, noi abbiamo in amministrazione il sindaco.
il sindaco che si scusa dell'assenza, ma lui c'è, per cui è sempre presente. Chiunque di noi è presente, rappresenta le istituzioni, quindi in questo caso il sindaco. Un saluto anche da parte sua e un abbraccio a voi tutti. Sì, perché i presepi sono stati tanti, voi avete vinto il secondo premio, quindi va alle seconde che hanno partecipato, e quindi lo diamo l'attestato, lo diamo all'insegnante e poi lo metterete in classe, va bene? O a scuola? Allora, questo giustamente in classe, questo dove va? Questa va alla cancelleria, dove andrete, dove andrà, cioè chi sarà delegata a ritirare il materiale didattico che vi servirà per continuare l'anno scolastico. Di nuovo bravi e complimenti. Che sarà premiato con un secondo premio, ma non è il secondo che abbia un titolo numerico, l'importante è aver partecipato, aver fatto una bella cosa, così come tutti gli altri hanno fatto delle belle cose. Bravi, bravi, bravi. Adesso consegniamo l'attestato.